Il Pineto porta a casa la qualificazione in Coppa Italia, al Notaresco invece restano buone indicazioni, malgrado sia compagine ancora da completare. Decide Allegretti, una gara niente affatto spettacolare, antipasto dell'esordio in campionato di domenica prossima. Prima frazione che, anche complici le temperature ancora profondamente estive, vive di rarissimi momenti di cui prendere nota. Il Pineto prova a fare di più la partita come era nelle attese, mentre il Notaresco, con i tre centrali dietro a proteggere Sciba, concede poco. Quando lo fa, come al minuto 17, Braghini trova il corridoio per il piatto troppo centrale di Allegretti, controllato dall'estremo difensore notareschino. La risposta blanda degli ospiti nel colpo di testa impreciso di Cantarini sul corner di Gelsi. De Patre perde Bartoli per un problema fisico, entra il 2004 Iulitti, ma è ancora Gelsi dalla distanza a tentare di far male, senza fortuna, a Mercorelli. Dall'altra parte il Pineto ci prova con la conclusione di Foglia, che non inquadra lo specchio. Amalo nell'intervallo inserisce Gurini per Losicco e il cambio paga subito, perché Iulitti affonda in area al numero 30 e Sassano manda sul dischetto Allegretti, che spiazza Sciba e porta in vantaggio il Pineto. La reazione dei rossoblù, oggi in maglia verde, con la conclusione alta di Di Renzo, ma sono i padroni di casa a cercare l'affondo e il gol sicurezza. Ci va vicino Ceccacci di testa dopo una punizione di Domizzi, para Sciba, esattamente come due giri di lancette più tardi, quando il neo entrato Njambe lo impegna con un diagonale destro all'interno dell'area. La formazione di De Patria è un sussulto a poco meno di un quarto d'ora dal termine, quando il cross di Scipioni trova i centimetri di Grauberg, che sfiora il pallone calibrato ma non impatta come dovrebbe. Un cliché che si ripete a 5 minuti dal fischio finale, quando l'attaccante svedese colpisce meglio e sfiora il palo sinistro di Mercorelli, in un finale nel quale il Pineto cede un po' in concentrazione e Grauberg si ritrova la terza palla sulla testa, che stavolta indirizza centralmente. Finisce 1-0 per il Pineto e tra 7 giorni, sullo stesso terreno di gioco, arriva il Termoli. Mercato e campionato invece le urgenze del Notaresco, che vedrà rinforzi in tutti i reparti, ma quello che si è visto dà già a Tiziano De Patre una buona base di partenza. Primo obiettivo è passare il turno, sappiamo che dobbiamo lavorare, non è stata una grandissima partita, soprattutto nella prima frazione c'era poco movimento da parte della mia squadra, che facevamo fatica a trovare lo spiraglio giusto, troppi errori nell'ultimo passaggio, e quindi non abbiamo fatto, secondo me, un buon primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, quindi abbiamo messo in pratica un modulo diverso su cui abbiamo lavorato, ci siamo espressi un po' meglio soprattutto c'è stato più movimento senza palla, quindi abbiamo fatto qualche buona azione, perché c'è stato uno sviluppo con palleggio, andare sull'esterno, abbiamo messo diversi palloni dentro, poi non abbiamo concluso, non abbiamo fatto male, però almeno abbiamo dato un'identità di squadra e di gioco. Ma è chiaro che dobbiamo migliorare, la prima partita contava passare il turno, l'abbiamo fatto, e adesso il modulo, se sarà quello del secondo tempo o quello iniziale, vedremo un attimo un po' anche i recuperi di giocatori importanti che abbiamo, visto in questo momento abbiamo delle problematiche, perché Minglieri oggi ha giocato dopo 3 mesi, Losicco è uscito per un piccolo fastidio muscolare, abbiamo Traini che ancora si sta curando dalla pubalgia, un 2004 che ci può dare alternativa come modulo. Adesso in questo momento un po' il modulo ce lo indirizza i giocatori che abbiamo a disposizione, quindi dobbiamo cerchiamo di adattare la squadra in base ai giocatori che abbiamo. Non avevo grandi risposte sinceramente, perché noi fino a 15 giorni fa avevamo 0 calciatori, quindi essere a questo punto, giocarsela alla pari col Pineto, penso che sia, devo veramente fare i complimenti ai ragazzi, veramente, perché poi la preparazione è ancora, noi siamo ancora in fase di preparazione, ripeto, 0 calciatori 15 giorni fa, diverse persone che ci mettono il bastone tra le ruote per mille motivi, e quindi sono molto molto soddisfatto. Puntelleremo ancora la squadra con altri 5-6 calciatori in tutti i reparti e poi saliremo di condizione, ma sono fiducioso per il futuro, perché vedo c'è grande armonia, vedo che i ragazzi hanno qualità, hanno voglia, c'è grande motivazione, quindi ripeto, abbiamo 15 giorni di lavoro, 15 giorni fa avevamo 0 calciatori, giocarsela dopo 15 giorni alla pari col Pineto, posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Stiamo valutando diversi profili, però ancora dobbiamo prendere 2 attaccanti, un altro portiere, 2 difensori e anche 2 centrocampisti. Tra l'altro oggi avevamo dei ragazzi fuori,
quindi dei ragazzi anche under e anche over fuori che hanno avuto degli acciacchi in preparazione, quindi ripeto, sono fiducioso perché vedo i ragazzi motivati, poi c'è qualità e lavorano bene. Anche in relazione alle difficoltà che hai detto, sia in tempistica che diciamo, in corso d'operazione, questa a casa tua comunque è una delle sfide un po' più difficili che hai affrontato nella tua carriera. Forse la più difficile, visto com'è, sapete benissimo anche voi, no? 15 giorni fa c'erano zero calciatori, dicevano Taresco farà non si sa che fa, però quando mi hanno chiamato non ho saputo dir di no, sono molto motivato, ho grande voglia di fare questo per il mio paese, quindi sono convinto che faremo bene.